Grazie François, grazie mille signor Presidente. È il primo vertice al quale, italo-francese al quale partecipa il nuovo governo italiano. Per me è la seconda occasione che ho di essere ospite in conferenza stampa di François, perché nel mese di marzo del 2014 il Presidente Hollande ebbe la cortesia di invitarmi primo paese europeo appena nominato Presidente del Consiglio. Faccio riferimento a quella data perché vedo la Francia, l'Italia e l'Europa di allora e di oggi già con uno sguardo differente. Allora l'Europa era soltanto austerity, oggi grazie all'azione comune di Francia ed Italia la parola crescita è entrata nel vocabolario europeo. La parola crescita non è più una parolaccia, anzi è un obiettivo chiaro e chiave del futuro del nostro continente. Oggi la situazione della nostra economia è più positiva. Ha smesso di piovere, ancora non c'è il sole, ma vediamo le prime luci dell'arcobaleno. E credo che da questo punto di vista parte del lavoro che abbiamo svolto insieme in tutti i consigli europei, in tutti gli incontri tenuti a livello di governo e di forze politiche, molti dei quali proprio qui a Parigi, hanno portato ad un risultato concreto. La direzione economica dell'Europa ha cambiato direzione, ha cambiato verso, e credo che sia un fatto molto importante di cui vorrei sottolineare i risultati e esprimere gratitudine a François. È un passaggio importante il nostro vertice per le considerazioni che il Presidente Hollande ha detto e che non sto a ripetere sulla Torino-Lione. Aggiungo e sottolineo anche gli accordi dell'Enea e dell'Agenzia Spaziale Italiana con le rispettive controparti francesi e sottolineo come lo scenario internazionale, lo dico ai giornalisti italiani, economico internazionale nel quale ci muoviamo è profondamente interessante. Se voi guardate oggi i dati del rendimento dei titoli di Stato, siamo ai minimi storici. Esiste il problema del debito in Italia, del deficit in altri paesi, ma se diamo tempo alla crescita di sviluppare i propri effetti, l'Europa ha la possibilità davvero di tornare ad essere quello che deve essere. Vale a dire, e su questo considero il secondo e conclusivo punto, un faro di civiltà nel mondo. Io trovo che Francia e Italia possano concorrere al lavoro europeo facendo quello che deve fare l'Europa. L'Europa deve rendere più gentile il nostro mondo, deve rendere più bello il nostro mondo, deve rendere più grande la possibilità di avere dei valori culturali, identitari, spirituali che sono il centro motore della vita del nostro continente, ma permettetemi del nostro tempo. Per questo io sono grato al lavoro che François insieme ad Angela ha svolto per l'Ucraina. È un lavoro impegnativo, noi non manchiamo di evidenziare il supporto italiano al lavoro del formato Normandia e anche il lavoro che in prima persona François ha svolto assieme alla cancelliera tedesca Merkel, andando prima a Kiev e poi a Mosca, gli accordi di Minsk. Credo che sia molto importante il fatto che oggi dal Presidente della Repubblica Francese sia emerso con forza come il tema della Libia non è soltanto un tema italiano, è una priorità per tutta l'Europa ed è una priorità per il Mediterraneo, che non può essere un cimitero e non può essere una periferia del nostro continente. Il Mediterraneo è il cuore del nostro continente e la priorità della Libia, per la quale la Francia ha opportunamente richiamato una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è una priorità da evidenziare e da sottolineare con forza. Infine, io credo che ci siamo resi conto della grandezza della sfida nella quale ci troviamo quando qualche giorno fa, qualche settimana fa, accogliendo l'invito di François l'11 gennaio con quello che i nostri amici francesi chiamano l'esprit d'11 janvier, lo spirito dell'11 gennaio, ci siamo ritrovati insieme
a camminare mano nella mano con i leader europei e non soltanto europei, ma soprattutto a camminare con centinaia di migliaia di parigini, di francesi, di europei, per dare un messaggio chiaro. Il messaggio chiaro è che il nostro tempo non può aver paura del futuro. La nostra Europa non può aver paura del domani. E nonostante il dolore, il terrore in alcuni casi che viene seminato, noi abbiamo dei valori più grandi, che sono i valori che vengono dalla nostra storia ma che appartengono al nostro domani. Ecco, se dovessi citare una conclusione di questo nostro vertice molto importante, che ha visto un lavoro significativo e serio dei ministri, sì, potremmo parlare di riforme strutturali, potremmo parlare della legge Macron, che è una legge molto importante che ha fatto la Francia, o del Jobs Act, che è una legge importante che ha fatto l'Italia. Potremmo discutere di riforme istituzionali e costituzionali, potremmo discutere a lungo di tutto quello che i nostri paesi devono fare, ma c'è un punto chiave, che la missione e il mandato che Francia e Italia hanno nei confronti dell'Europa e nei confronti del mondo è quello di impreziosire con la loro bellezza e con la loro forza i valori che costituiscono l'identità e il DNA del nostro continente. Per tutti questi motivi, permettetemi di chiudere con un ringraziamento anche personale a François, perché dal primo Consiglio europeo, che è stato un consiglio straordinario sulle questioni dell'Ucraina, fino all'ultimo, che è stato, tanto per cambiare, un consiglio straordinario, ma ce ne saranno anche altri consigli ordinari e tradizionali, abbiamo avuto un lavoro comune, condiviso, che i ministri hanno notato come essere condiviso anche a livello di singoli dicasteri, e che per me però è stato anche molto importante nell'affrontare questo primo anno di governo. Per cui grazie François e buon lavoro. Il 2015 sarà un anno in cui dovremo fare ancora di più sulle riforme, se ne can debut, e lo faremo con il sorriso sulle labbra e con grande determinazione. Sì, una domanda per... Buongiorno, Laura Cannavotti, GCOM 24 Mediaset. Una domanda per il presidente Renzi sulla Libia. Giovedì ci sarà questo tentativo dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia. Tutte le cancellerie vogliono e cercano un ruolo maggiore dell'ONU, un ruolo più forte dell'ONU. Ma se fallisse, qual è la strategia alternativa? Ne avete parlato con il presidente Hollande. Resta d'attualità una missione, per esempio, di peacekeeping? E quale potrebbe essere il ruolo dell'Italia, se ne avete parlato appunto con il presidente Hollande? Mentre sull'Ucraina volevamo sapere se avevate concordato una linea anche in vista della sua prossima missione a Mosca e a Kiev, appunto, se è stato oggetto dei vostri confronti. Grazie. Molto sinteticamente, la linea sull'Ucraina è la stessa che dall'incontro in Normandia, dai colloqui di Minsk, dall'incontro di Milano e poi dall'iniziativa Merkel-Hollande abbiamo sempre ribadito, e cioè che è quella di affermare la validità dell'intero pacchetto del cessate il fuoco, con tutte le conseguenze, con tutto l'impegno per il controllo delle frontiere, per lo scambio di prigionieri, ma per il rispetto della sovranità dell'Ucraina e dei suoi confini. Credo che tutti noi siamo convinti che prima si risolverà la questione ucraina, sperando che si possa finalmente mettere la parola fine a questa complicata vicenda, prima sarà importante che la Russia ritorni al tavolo della comunità internazionale per cercare di portare il proprio contributo sulle crisi globali. Io ancora non ero primo ministro, François era già presidente della Repubblica, ma tutti noi sappiamo che in tante vicende di questi anni il ruolo della Russia è stato importante, è stato un ruolo significativo. La speranza è che si possa finalmente mettere la parola fine alla discussione in Ucraina. La linea europea, la linea dei paesi europei del G7, ma vorrei dire la linea dei paesi del G7, e la linea dei 28 paesi europei è sempre stata la stessa, e ha visto nel tentativo Hollande-Merkel, che prosegue, formato Normandia fa riferimento agli incontri avuti in Normandia dal presidente Hollande nella sua veste di padrone di casa, ma anche nella veste di mediatore insieme alla collega tedesca, per cercare di arrivare agli accordi che sono
gli accordi che conoscete e che adesso devono essere confermati e implementati. Sulla Libia noi speriamo che si possa arrivare a un accordo non tanto della comunità internazionale, ma delle fazioni libiche. La pace in Libia la possono fare solo i libici, non la possiamo fare noi per loro. Sono le tribù che devono innanzitutto fare l'accordo in Libia. Noi siamo disponibili a lavorare in questa direzione e se dovesse fallire, come ha già fatto la Francia con la richiesta la settimana scorsa d'accordo con l'Egitto di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, chiederemo che l'intervento diplomatico dell'ONU sia ancora più forte. Oggi non è all'ordine del giorno un intervento di peacekeeping, anche perché non ve ne sarebbero le condizioni tecnico-logistiche. Si può fare un'operazione di peacekeeping in realtà dove la pace va semplicemente mantenuta, dove ci sono dei confini, dove ci sono dei criteri chiari. Per esempio in Libano l'intervento è un intervento di peacekeeping, in questo caso a guida italiana, e tante altre sono le zone del mondo in cui la Francia interviene, non soltanto la Francia o l'Italia. Oggi il tema dell'intervento delle forze delle Nazioni Unite con peacekeeping non è all'ordine del giorno, è molto importante tuttavia sottolineare questo fattore. La Libia è la priorità. Noi non potremo consentire alla comunità internazionale di girare la testa dall'altra parte. Questo lavoro è un lavoro strettamente diplomatico, non riguarda il nome o la nazionalità dell'inviato speciale, riguarda una forte presenza della comunità internazionale che sia in grado di mettere pressione alle tribù e alle forze politiche dell'area per arrivare finalmente a un punto di intesa. Rispetto al Mediterraneo, il Presidente Hollande ha già sottolineato l'importanza dell'investimento europeo su Triton, i primi investimenti aggiuntivi dell'Europa sono stati annunciati per 15 milioni di euro in più. Oggi i ministri dell'interno hanno valutato la possibilità di un ulteriore passaggio che approfondiremo con la Spagna, la Germania e i paesi interessati, vale a dire di consentire l'operazione nel rispetto del diritto internazionale, vale a dire di dare accoglienza nei paesi più vicini e più sicuri a eventuali naufraghi che dovessero essere raccolti, ma il punto politico chiave di cui abbiamo discusso è Libia come priorità della comunità internazionale, non come problema da delegare a un singolo paese europeo. Su questo mi pare di aver trovato una grandissima sponda nel Presidente Hollande. Buongiorno, Marco Conti, Il Messaggero. Presidente, volevo chiedere, avete parlato di riforme, volevo sapere se vi siete scambiati qualche consiglio o suggerimento sulle riforme fatte, poi cosa risponde a chi l'accusa di usare per le riforme lo strumento del decreto. Avete parlato anche di TAV, il principale oppositore alla TAV è quello che oggi l'ha definita un rischio democratico perché è il terzo Presidente del Consiglio non eletto. Non è solo Berlusconi a dirlo, adesso è anche il sindacalista della FIOM. Cosa risponde? Le modalità con le quali si fanno le leggi in Italia sono disciplinate dalla Costituzione. Noi facciamo i decreti legge quando ve ne sono le caratteristiche di necessità e di urgenza, ai sensi del dettato costituzionale. Questa è la risposta tecnica. Se vuole la risposta politica è molto semplice. Se le opposizioni fanno ostruzionismo una volta è comprensibile, due volte è comprensibile, tre volte è un po' meno comprensibile, ma se le opposizioni in tutti i passaggi della vita parlamentare italiana scelgono la strada dell'ostruzionismo parlamentare, beh, è un loro diritto, ma lo strumento naturale che viene chiamato in gioco dalla Carta Costituzionale diventa fatalmente il decreto legge. Quindi noi saremo in grado di fare qualche decreto legge in meno se le opposizioni faranno qualche atto di ostruzionismo in meno. Rispetto alle questioni sulle modalità di designazione del Presidente del Consiglio, ricordo che l'Italia è una repubblica parlamentare e che nella discussione costituzionale proprio il soggetto a cui lei faceva riferimento
ha molto combattuto per evitare che si trasformasse in qualcosa di diverso. Trattandosi di Repubblica parlamentare, è il Parlamento a dettare e assicurare la fiducia a un governo con un voto che la Carta Costituzionale prevede e prescrive, e più che questo mi pare del tutto evidente che ogni tipo di polemica interna su questi temi sia rispettabile. Però, diciamolo con il sorriso sulle labbra, al di là delle polemiche di una parte dei sindacati di sinistra radicale, della Lega Nord, del movimento di Grillo, di Forza Italia, noi con molta tranquillità, con molta serenità, con il sorriso sulle labbra abbiamo un compito, che è quello di portare l'Italia nel futuro. E non ci fermeranno né le polemiche né gli slogan ideologici.